Ebbene, sta avvenendo una tragedia. La maggior parte delle persone vede le tragedie solo quando arrivano con il botto. Ma se sei sensibile, puoi vederle accadere ovunque intorno a te. Non è che all'improvviso abbiamo pensato al movimento Salva il Suolo. Ci stiamo lavorando da 26-27 anni. Alcuni degli organismi mondiali hanno predetto che in 25-30 anni l'India affronterà una seria scarsità di acqua potabile. Negli ultimi 15-20 anni, molti ruscelli e rivoli che avete visto da bambini non esistono più. Sono spariti e basta. Questo non è uno scherzo. Questo porterà una sofferenza indicibile alla razza umana. Indicibile. Visto il modo in cui si gestisce la Terra, nei prossimi 15-20 anni non ci saranno monsoni, arriveranno solo più tempeste, un'immensa furia di pioggia che prosciugherà il suolo. Sia dal punto di vista ambientale che non, sembra che il nostro intento sia quello di lasciare un deserto ai nostri figli, non un mondo vivo. È ora di fare qualcosa a riguardo. Se non lo facciamo, non ha alcun senso essere un essere umano. Se questi 60 milioni di persone nel Tamil Nadu si rendono conto di cosa bisogna fare, in soli 5 anni si può avere un'intera area verde. Oggi i riflettori sono puntati su un progetto chiamato Green Hands in India. Abbiamo iniziato una campagna di massa e ho investito 6 anni a piantare alberi nella testa delle persone. Questo è il terreno più difficile, credimi. È un peccato che 700.000 alberi sia un Guinness dei primati. Voglio vedere tutti battere questo record. Se pianti 114 milioni di alberi nel Tamil Nadu, il 33% diventerà manto verde. Se non risolviamo il problema, non ci sarà più niente da risolvere dopo un po' di tempo. Questa cosa di piantare gli alberi è saltata fuori essenzialmente perché volevamo salvare il suolo. Se gli agricoltori si suicidano, sappi solo che non è per la banca, è per la terra. La terra sta diventando sempre più debole. Stiamo riempendo la terra di veleno come matti. Supponiamo che tutti i vermi vengano avvelenati e diciamo che muoiano in grandi quantità. Milioni di persone moriranno, proprio così. Ho preso migliaia di persone, ciò che loro espirano, gli alberi inspirano. Ciò che gli alberi espirano, loro inspirano. Portare questa consapevolezza nelle persone che quello che pensi sia me stesso non è entro i confini della tua natura fisica. Va ben oltre. Questa non è una protesta, né uno sciopero. Questo è un movimento per aumentare la consapevolezza che i nostri fiumi si stanno esaurendo. Tutti, quando dico tutti, tutti coloro che consumano acqua devono manifestare per i fiumi. Perché questo viaggio? Potrebbe non accadere nel corso della nostra vita, ma dobbiamo impostare la direzione ora per una soluzione. L'acqua che scende sotto forma di pioggia non siamo in grado di metterla nel suolo, principalmente perché non c'è contenuto organico e non ci sono abbastanza alberi nella vegetazione. Se piantiamo questi 2.420 milioni di alberi, i laghi saranno pieni, i pozzi saranno pieni. Soprattutto il suolo sarà umido per la maggior parte dell'anno. È questo ciò che occorre. Ecco perché Coveri Colli.
Il nostro stesso corpo è suolo. Se il suolo non è ricco e in salute, questo corpo e ogni altra forma di vita non possono stare bene. Quindi, dal punto di vista ecologico, dal punto di vista del cambiamento climatico, la cosa più importante è che dobbiamo avere un approccio consapevole su come gestiamo il nostro suolo, come rigeneriamo il nostro suolo, come rivitalizziamo il nostro suolo. Conscious Planet sta lanciando il movimento Salva il Suolo per apportare un cambiamento nelle politiche per rigenerare il suolo. Come parte di tutto questo? Ho 65 anni e sto percorrendo un viaggio in solitaria in moto di 30.000 km. 30.000 km attraverso 24 nazioni per raccogliere il sostegno dei cittadini, per assicurare che gli investimenti a lungo termine del governo saranno apprezzati. Pertanto è estremamente importante che la rigenerazione del suolo sia sancita nelle politiche di ogni governo del pianeta. Dobbiamo cambiare la narrazione sul pianeta, che il suolo è una ricchezza, un'eredità che abbiamo ricevuto dalle precedenti generazioni e dobbiamo tramandarlo come suolo vivente alle future generazioni. Siamo in un momento cruciale. Se facciamo le cose giuste ora, nei prossimi 15-20 anni, possiamo ribaltare in modo significativo questa situazione e rigenerare il suolo. Ma se permettiamo che questo prosegua in questo modo per altri 30-40 anni, se ci proviamo tra 40 anni, allora potrebbero volerci dai 150 ai 200 anni, perché sarebbe avvenuta una tale perdita di biodiversità. Dal 21 marzo, per 100 giorni, il mondo intero, ogni essere umano sul pianeta, dovrebbe parlare del suolo. Dobbiamo sentire la parola suolo, salva il suolo, ovunque, per assicurarci che la narrazione sul pianeta cambi verso l'aspetto più vitale della nostra esistenza, il suolo. Ciascuno di voi dovrebbe raggiungere quante più persone possibile per fare in modo che ciò accada. Molti influencer e leader mondiali stanno già partecipando. Unisciti a noi e facciamolo accadere. From my part, as much as I can contribute. We are going to save the soil. Do your part. And saving the soils. Our future, our children's future, and our planet's future depend on it. Save the soil. We know what we must do, so let's make it happen. Let's make it happen. Let's make it happen. Let's make it happen. This very body is soil. My body, your body, everybody is just soil body.